Ciao ragazzi, eccomi qua per un altro video unboxing. Niente, con Kim, vi saluto anche Kiki. E niente ragazzi, scusate la mia assenza, ma ho avuto da fare, ho sabato domenica ho fatto una fiera su Erba, si chiama Artigiano per un giorno. Tutto quello che uno non usa, che non usa più, uno va lì e cerca di venderlo. Non è andata molto bene come speravo, mi dispiace molto, sono stato con la mia fidanzata. E niente, vabbè, dai. Adesso non facciamo più perché tanto faremo due mercatini qua a Milano, corso Genova, con le cose che mi si restano da vendere, tipo giochi per PC che non uso, altre cose. Niente, raga, dai, che fra poco, fra 2 giorni, esce Little Big Planet 3 per PlayStation 4, Little Big Planet per PS Vita, che si chiamerà Little Big Planet Marvel, roba del genere. Poi ho una notizia da darvi, ragazzi. La One la prendo a gennaio, metà gennaio, perché abbiamo deciso di spostarla per determinate cose. Dobbiamo prendere ancora dei CD. Io devo fare dei recuperi di CD di Emma, di Zero, di Eros, tutte le collezioni, 20 anni di Eros, 20 anni, cioè. Tutte le collector dei DVD delle più belle canzoni che ho fatto, questi cantanti qua che mi piacciono, e poi dei DVD, tutta la serie completa di X-Men. Poi prendo la PSTV, la prendo a dicembre. Prendo adesso Little Big Planet 3 per PlayStation 4 PS Vita. Poi prendo Pokémon Zaffiro, Pokémon Rubino per 3DS. Poi il 28 sempre pigliamo Smash Bros. Con l'amiibo di Mario. Poi vediamo altro, vediamo cosa prendere. Altro recuperi per PC. E aspettate, mi chiudi la porta? Mi chiudi la porta? Mi chiudi la porta, grazie. E bello da dietro, mio padre che passa. Vabbè, poi cos'altro dirvi? Niente, portato a Tosara a lavare Kiki, portato la vaccinazione di Lilla Kim, Lilly e lui, e stiamo prossimo portato a Tosara a Lilly. E cosa posso raccontare di me? Niente, non sono stato tanto bene, però avete visto la mia panoramica, ho messo delle steelbook di Dishonored, di Metal Gear, quello con Raiden, di Pandora Tower e di Batman Arkham Origins. Assassin's Creed là sopra, poi tirerò fuori l'altra che ho. Avete visto la mia nuova cameretta? Spero che vi piaccia. Nuovi post, tutto quanto. Niente, raga. Adesso ho iniziato a fare un giro alla media, non c'era. Sto cercando il V-Twin usato. Ho dato dentro un po' di cose alla. Ho 2 giochi PlayStation 2, una memory per PS Vita. Poi avevo altre cose e le ho date dentro al GameStop. Ho fatto scalare qualcosina da un gioco. E io per dicembre prendo The Crew e Lara Croft. E poi penso di prendere, come si dice, 2 giochi per PC, che sarebbero tre espansioni, forse due o tre giochi per PC che sono espansioni. Io ho preso questo, ragazzi. Questo qua l'aspettavo da tanto. È uscito il 21, ma lo metto adesso. Escape the Island l'aspettavo da tanto perché è bellissimo. Fatto a cartoni così. Manuale testo in italiano, doppiaggio in inglese. Ma chi se ne frega del doppiaggio? Facciamo l'unboxing qua. Ecco qua, l'unboxiamo qua, vediamo cosa c'è dentro di bello, che non l'avevo ancora aperto. Beh, c'è il disco di gioco, lo vedete. Il codice che non posso farvi vedere per l'attivazione, queste sono le istruzioni, che sono carte da culetto. Poi un altro coso da scaricare, non so. Sì, c'è scritto you are, eh? Si attacca alla Origin. I requisiti sono bassi. Chiede massimo spazio 10 giga. Vado a giocare, cioè, se mi sto a ci gioco.
Niente, non mi avete visto su PlayStation 4, perché trovo stanco a casa dopo aver montato di qua e di là su di giù. Mi sono fatto un colpo di baionetta, se riprenderò in settimana. Saluto la mia ragazza, bella. Saluto Phil, saluto Simone, mio socio del canale, saluto Gabri, mio fratello, Sergio, tutti i ragazzi del gruppo di WhatsApp. Faccio gli auguroni immensi, grandi di cuore ad Antonio, che è il papà che non sta tanto bene. Auguri, Anto. E saluto tutti i ragazzi di Gestop di Novate, Gestop di Paolo Sarpi, Ale. Saluto ragazzi della Mediaboard di Novate, Paola, la Sonia, Fabietto. E poi saluto tutti quanti i miei nuovi iscritti, i miei vecchi iscritti. Continuate a seguirmi, a consigliare. Se stiamo. Stiamo facendo un nuovo me, diciamo, per il canale. Una posizione un po' particolare, con dei pad in mano. Poi lo vedrete, adesso ci sta progettando la cosa la mia fidanzata. Poi farò le magliette, che verranno al pubblico dai 10 ai 15 euro. Le farò solamente però bianche, con loghi nere scritte nere, nere con le scritte bianche e grigie con le scritte nere o bianche, come volete voi. Qua se si taglia, penso di fare tutte M perché sono tutti piccolini. Chi è interessato è 10-15 euro. Poi vi farò vedere il progetto. Cambieremo la skin del canale. Farò vedere la nuova skin. Il mio nuovo pupazzetto che metterò sul gruppo, che metterò da tutte le parti. Ragazzi, chi vuole aggiungere su PlayStation mi aggiunga. Chi vuole aggiungere su 3DS, su Wii U mi aggiunga. Il Box One mi spiace. Pensavo di prenderla adesso a dicembre, ma ho avuto un po' di spese tra. Altre cose qua, altre cose là, e la spostiamo, vabbè, di un mesetto, non è che c'è qualcosa. Ragazzi, il 15 gennaio ho la One. Adesso mi accontento di avere la mia bella PlayStation bianca, la mia bella Wii U. Poi ho la Ouya con solo Android, bellissima. E poi devo andare avanti con i manga, anche per quello devo prendere ancora i numeri di nuovo. Tra dello Zodiaco 1, 3, 5, devo prendere il 2, il 4 e il 6. Poi devo prendere il numero 2 di Pokémon. Poi devo prendere Mazinga, Shin Mazinga Zer numero 7. No, aspettate, 6, 7. A 9 finisce. Poi Amon, che al 6 finisce nel 5. E poi vediamo, vado avanti con quelli che. Poi vi farò vedere, ragazzi. Settimana farò video di manga, così almeno faccio vedere un po' la mia collezione. Niente, saluto tutti ragazzi e volevo spendere due parole per i soldi che mettono un non mi piace. Date una spiegazione, non nascondetevi sempre dietro uno schermo, date una spiegazione, cos'è che sbaglio, cos'è che è. E poi, ripeto, i soldi ragazzi vanno e vengono, la vita è una sola. Io non sto qua adesso a dirvi quello che ho, quello che non ho. Ho i miei problemi di salute, me li tengo per me, c'è chi lo sa, chi non lo sa, io i miei soldi li spendo come voglio, uno. Anche se non lavoro, forse ho lavorato tantissimi anni e l'ho messo via. E se qualcuno mi vuole fare il regalo, mia fidanzata, i miei vogliono fare il regalo, me lo fanno. Qual è il problema? Non bevo, non fumo, non mi drogo, i soldi li spendo come voglio. Penso che ognuno ha le sue passioni, questa è la mia passione, loro sono la mia vita. Meglio 200 milioni di cani che le persone, sempre detto, sempre lo dirò, perché sono fedeli fino alla morte. Mi piacciono i tatuaggi, mi piacciono i piercing, infatti adesso a gennaio riprenderò. Faccio un po' di riposo, poi no, non ti do il braccio, tu ti usci il braccio, ecco, non più balli. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi fa piacere che mi seguano delle ragazze che sono delle YouTuber, che hanno tanti iscritti e sono molto simpatiche. Mi danno dei consigli, io li accetto più che volentieri da tutti. Perciò un bel pollice in su, ragazzi, iscrivetevi al mio canale e basta con questi non mi piace, perché sono fastidiosi. Cioè, almeno mettete perché, mi sono antipatico, fa schifo il video, fa quello, ditelo, io poi cerco di migliorare, non è un problema, assolutissimamente, cioè, ognuno è libero di esporre le sue opinioni, però uno che mi viene a scrivere una cazzata, faccio 12 ore di lavoro, non sono qua per criticarti, e ti mette a scrivere un papiro, evidentemente con 12 ore di lavoro non sei abbastanza stanco, perché io ne facevo 14 di ore. Ho fatto tutti i lavori di questo mondo, tra barista, babysitter, volantinaggio, Pony Express. Mi guardo girato per quasi 13 anni con la pistola. Perciò non venire a insegnare a me il lavoro tu che ne hai 26. E so che mi so, sto parlando proprio con te.
Però se non hai niente da, non hai da perdere tempo, non perderlo con me perché è super, sei superfluo, non mi interessa la cosa, capisci? Cioè vatti a vedere i video indietro quando dicevo quelli che rompono le palle, ecco, ti aggiungo a quelli, perché la devi finire, basta. Tu lavori, ti spacchi il culo, è un problema tuo, la metà della famiglia, io ce l'ho già, sono contento così, non mi manca niente. La gelosia e l'ignoranza è una brutta malattia, perciò basta ragazzi, basta. Io i miei soldi li spendo come voglio, chi mi regala le cose li spende come vuole, magari c'è chi li spende nel bere, c'è chi li spende, io non faccio le mani a nessuno, li spendo come voglio, basta questa storia, veramente siete diventati pesanti, siete diventati fastidiosi. Perciò vedete che metti 5 non mi piace, a me non mi interessa niente, cioè, finiscila, cioè, t'ho bloccato, t'ho tolto dalle palle, basta, evita, ok? A me mi interessa solo dei miei iscritti, perciò se non hai tempo da perdere, non stare neanche lì, perché dopo 12 ore di lavoro ti metti a scrivere un papiro, non per gelosia, beh, a me mi sembra un po' strano. Comunque, ti auguro sempre un buon lavoro, ti auguro di star bene sempre di salute e di farti la famiglia che vuoi. Perché ricordi, oggi ci sei, chissà domani, lo decidi tu. Perciò tante belle cose. Saluto tutti ragazzi, scusatemi per questo sfogo, ma quando rompono le palle, rompono le palle. E purtroppo YouTube è pieno di ignoranti e di gente gelosa. Perché uno che si lavora tante ore si compra quello che vuole. Sono scelte di vita. Io vivo con i miei. Ah, bello, servito riverito. Quello è il tuo problema? No. Ho scelto io così, basta, ho perso il lavoro. Cosa vuoi fare? Me lo trovi tu? Trovamelo tu. Vengo a lavorare con te. Allora, evitiamo. Vale per tutti. Ok, ragazzi, perché devi rompere le palle? Se guardi sto video, così almeno hai idee un po' più chiare con chi ha a che fare. Io lo faccio per passione e non manca niente. Sono fortunato. E poi ho usato l'intelligenza quando lavoravo, ho messo via un po' di soldi. Ok? Niente ragazzi, io vi saluto tutti, un grande abbraccio, un bacione, mi raccomando, continuate a seguirci e niente, commentate tranquillamente. Adesso vedete la nuova chicca, spero entro fine settimana di riuscire a fare questo logo così del canale, vedete che carino. E niente, poi faremo una bella intro. Io e mia fidanzata useremo quelle, basta intro con i giochi così. La smettiamo, faccio una intro mia personalizzata con me. Con il mio pupazzetto, eccetera. E niente. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video unboxing, video manga, non lo so, adesso ci penso un attimino e poi vedrò. Vedete dietro quel quadro rosa? Dai, cosa, attimino. L'ha fatto la mia fidanzata, guardate che carino. Lei disegna questo stile qua per disegnare. Mi sta chiamando Simo mentre sto facendo il video. Adesso io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli, alla prossima.